lei voterà no, ma forse in cuore suo spererà che il Senato venga davvero abolito, perché Paola Pelino, forzista della prima ora, è anche imprenditrice. Produce confetti nella sua Sulmona e appena eletta i colleghi le hanno chiesto: ce li fai assaggiare? Lei gentile ne ha portato una scatola mettendola a disposizione sul suo scranno. Da quel giorno a inizio legislatura è diventata un'abitudine e ogni seduta lei apre la scatola e zitti zitti da banchi di maggioranza e di opposizione vanno lì alla chetichella a prendersene qualcuno per addolcire la seduta. Paola Pelino, l'unica senatrice che avrebbe dei grandissimi vantaggi dalla chiusura del Senato. Perché? Perché finalmente risparmia in confetti. Però chi le dice che poi io non sarò alla Camera e quindi rincomincio a dare confetti? No, beh, là sono 630. E ancora di più. Perché questa signora ogni giorno porta in seduta la sua scatola di confetti e in tre minuti... Sì, forse una scatola è anche poco. Diciamo è poco? Così. È una produzione continua, sì, vabbè, sono golosissimi. Fa soltanto piacere, no? Abbiamo dei cali di zucchero anche, quindi il confetto è quanto mai giusto e vantaggioso. Ma chi sono i più golosi? Sai che le dirò? Un po' tutti, tanti. Uomini, ah, ma hanno detto persino i 5 Stelle. Uomini più delle donne, perché loro pensano sempre alla dieta, alla linea, eccetera, però anche le donne poi si lasciano corrompere dalla dolcezza. Ma soprattutto sono... No, e soprattutto sono... quando abbiamo sedute molto lunghe e siamo in continua votazione non riusciamo ad alzarci dallo scranno, no? E quindi qualcuno adocchia, se io la metto lì su una scatolina messa là, e allora vengono infatti di fianco a lei c'è una persona che io conosco, che è il senatore Augusto Mizzolini, ancora non per molto, ma comunque Augusto è privilegiato in questo senso. No, è privilegiato, ma ha detto però stare vicino a me in questo senso solo per questo, e mi ha detto però è un miracolo se non ho preso 20 kg in questa legislatura. Vero, lo costringe tutti i giorni a fare tre ore di palestra. Si smaltisce subito, basta fare due o tre telefonate un po' lunghe e abbiamo già smaltito il confetto. La mandorla fa molto bene e poi insomma bisogna sempre tirarsi un po' su con le cose dolci, perché sennò, vero? E così abbiamo fatto un bello spot, perché poi non l'abbiamo detto, ma la signora Pelino è la produttrice di quei confetti. Troppo morto. Grazie. Grazie. Buone cose.